Eccoci, proviamo con una diretta, anche se qui la connessione non è fantastica. Siamo in Francia, esattamente a Saint-Nectaire, all'evento Ace of Freeway, evento unico, particolare, molto bello. E adesso vi porto come sempre a fare una passeggiatina veloce a questo nuovo evento. Qui ci siamo anche noi del PDF, dove abbiamo portato le nostre moto, anche perché qui in Francia ci troviamo molto bene. E a parte quello, vabbè, noi siamo un po', cerchiamo di essere un po' ovunque. Quindi partendo da anche qui i nostri amici di Questec, i nostri amici di Wild Dog, vediamo Mauro completamente. Salut à tout le monde! Et le Français de Reggio Emilia! Se tu peux parler anche, se tu veux, un petit peu les dialettes di Reggio Emilia. Il mio problema, guarda, che il francese è scappando da Dio. Scappando da tutto, si capisce. C'est la même chose, è la stessa cosa. Guardate che pezzi che ci sono qua, che hanno portato. Saranno i cinquantini dell'epoca questi qua, eh. Questi ragazzi qua li ho visti spingere ste moto qua a più non posso su questa strada che adesso percorreremo un po' velocemente, anche perché i video troppo lunghi a me non piacciono, poi annoiano. È un po' difficile riuscire a farvi vedere tutto quello che c'è qui, come sempre facciamo una carrellata veloce. E il consiglio che vi posso dare, credo che comunque la riproporranno anche l'anno prossimo, questa è la prima edizione. Il consiglio che vi posso dare è di venire qui l'anno prossimo, se ce la fate, perché solo per il paesaggio ne vale veramente la pena. Ecco qui alcune moto che stanno partecipando al bike show. Anche questa l'abbiamo incontrata al mondiale. Vediamo un po'. Sì, qui la particolarità è che ci sono articoli ricercati, quindi non diciamo le solite bancarelle, che poi può sembrare tutto uguale, ma non è così. C'è anche il gelato qua, ragazzi, eh. Questo qui è un piatto tipico. No, non è questo, scusate, è dall'altra parte. Piatto tipico di questa zona è questo qua, le truffade. Sono delle patate saltate insieme del formaggio. Anzi, stiamo vedendo come lo stanno preparando. Quindi il formaggio tipico della zona. Qui si fonderà tutto insieme, ovviamente c'è dentro aglio, cipolla, un po' tutto quanto. Questo piatto si mangia assieme a delle salsicce, le famose sausages. Qui abbiamo anche l'angolo dove gli amici che vanno, l'angolo dove si gioca, si beve la birra artigianale. Bonjour, ça va? Bonjour, monsieur. Franchi, come sta? Tu es le travail? Toujours le travail. Toujours le travail, eh? Lui è David. Una salamandri. E lui dipinge a mano, è fantastico, eh? Mentre quest'uomo qua, Steph, fa questi oggetti mobili, queste lampade, questi sgabelli, tutto quanto fatto con materiale di recupero
di tutto, cilindri, pistoni, pielle, tutto quello che ne viene dietro, vero? C'est vrai? Qu'est-ce que j'ai dit? Sì. Bon, è tutto vero. Lui mi dice di sì, ma non ha capito, ma ci crede. Poi abbiamo altri amici che fanno delle cosine veramente fantastiche. Anche loro, guardate queste borsettine a forma di serbatoio. Questi sono loro. Cercateli anche sul web, perché loro col cuoio ricoprono tutto. Tutto quello che c'è da ricoprire lo fanno. Ok, questo qua è lui. È il boss. Eccolo qua. Hanno fatto anche questa seduta un po' particolare. Ciao Franchi. Ciao, ça va? Tu bien? Ciao, ciao ragazzi. Come va? Tutto bene? Allora siamo qui allo stand del nostro amico Zed, che purtroppo è scomparso, ma ha lasciato qualcosa di bello. Serie. Quindi lui aveva un sogno, quello di portare la sua moto sul Lago Salato. Non ce l'ha fatta lui personalmente, però loro, gli amici, la famiglia è riuscita a completare il suo sogno ed eccoci qua. Cosa molto bella, emozionante. Coco, è arrivata Coco. Come va Coco? Tutto bene? Très bien. È bellissimo, Coco è molto affettuoso. Come sa? No. C'è un video. Ah, c'è un video? Oui, pour la télévision del web italien. Donna fantastica, veramente, come si suol dire, con le palle. Anche qui gli amici di Fleur de Blanc, come si chiamano? Fleur de Bagne. Hanno delle magliette, dell'abbigliamento eccezionale, cosa che in giro non si trova. Hanno praticamente ricercato e riprodotto un po' quelle magliette che si usavano in carcere e non, quelle un po' da marinaio anche, con lo stesso cotone. Quindi l'abbigliamento, cappello, canottiere, acostine, sono fantastiche. Anche qui non poteva mancare il barbiere. Eccoci qua. Un saluto per la televisione italienne. Au revoir. Attention. Eccoli qua al lavoro. Ciao. Ciao. Ciao, relax. Ok, ci sono gli amici della Vondage. Anche qui loro con tutta la loro serie di cappellini e abbigliamento. Quindi molto attenti nei particolari. Eccolo qua il boss. Salut alla televisione italiana, ok? Au revoir. Mamma mia, col mio francese qua. Andiamo a vedere questi ragazzi qua cosa fanno. Marmitte. Questa è la presentazione del loro lavoro, quindi saldano marmitte e le fanno ovviamente su misura per qualsiasi cosa. Non si sa. La place optionne. Come? Prenez la place. Eh oui, désolé, je suis grand. Eh oui. Voilà. Anche qui personaggi particolari con abbigliamento molto molto ricercato. Ragazzi, sta roba qua non l'ho trovata in giro, eh. Lui è il boss, guardate che tipo. Bonjour, ça va? Un petit video per la televisione italiana, ok? Guardate che case, alberghi, sembra, mi ricorda un po' San Pellegrino, eh. Buona, continuiamo. Anche qui questo abbigliamento un po' particolare,
abbiamo dei copri stivali, quindi delle ghette, chiamiamoli così. Lei è bella Laurette. Ok, ciao. Sei tu Laurette? Bonjour. Sei tu la Laurette? Oui. Ok. C'est moi la belle Laurette. Salut per la televisione italiana. Oh, salut. Salut. Anche lei fa delle belle cosine, così come potete vedere. Adesivi, patch, cose varie. Noi andiamo un po' veloci, ragazzi, e abbiamo anche gli artisti qua. Guardate qui, la troviamo anche all'opera, adesso cerchiamo di indagare come si chiama sta ragazza, questa artista. Andiamo a rubargli un attimo. Molto bello, non disturbiamo, Allora, svolta tutta su un corridoio lunghissimo su questa strada, che generalmente è la strada del centro del paese, che hanno chiuso, quindi per passare in mezzo al paese si deve fare il giro un po' largo. Amici che bevono la birra, anche qui abbiamo un nuovo stile di moto fatte in serie, un po' particolari. Il pleu. Ciao, ça va? Stiamo incontrando degli amici. Ok, j'ai fait un petit video per la televisione italiana. Voilà. È un saluto ensemble. Ciao. Dopo passiamo a risalutarli, Come vi ho detto, corriamo, perché poi video troppo lunghi sono un po' noiosi. Abbiamo anche, le grandi case, come l'Harley Davidson che è là all'inizio, molti customizer, guardate che moto splendidi che hanno, questo fantastico, mi ha preso un po' Ned. Bellissimo, speriamo non sia una replica, non credo però. Spitfire, anche qui delle nuove moto un po' particolari, quindi fatte in casa, non penso che sia un'azienda. CCM. Inglesi. Andiamo a vedere, almeno ve li faccio vedere un po' velocemente. Ok, sì, un misto scrambler, un misto strada, un po' quello che è. Guardate in che posto siamo, vorrei farvi vedere tutto ma è impossibile. Sappiate che è bellissimo. Ciao, ça va? Yeah. Tutti gli amici, ormai ci conosciamo tutti. Bonjour. Ecco qua. Amici che vendono un po' di tutto. C'è una tombola dove vinci questa bicicletta. Guardate che Ferracci, i cosiddetti ignoranti. Fantastico Paned. Tra l'altro di un amico italo-francese. Adesso non ridete, quindi vuol dire no alla guerra, penso, Facciamo un support. Guardate anche qui, c'è qui un alberghetto e il ristorante, la brasserie. Guardate che ci infiliamo qua, vi faccio vedere un po'.
anche un po' le bellezze del posto, eh. Abbiamo finito, ragazzi, e nulla, vorrei farvi, come vi ho detto, vedere di più. Non riusciamo, non ce la facciamo. Prendete questo, prendete il consiglio, se ce la fate l'anno prossimo, se ripropongono questo evento, di venire. Solo per la zona che è fantastico. Qui addirittura abbiamo un'officina, questo paesino quasi sperduto che si vede, eh? Vi vedete? Ok, andiamo a curiosare dentro l'officina dalla vetrina dove stanno lavorando. Vi porto dentro, dai. Ultima cosa, poi vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ecco, qui stanno lavorando nel sistemare una moto. Quindi questa è l'officina di un customizer. Allora vi spiego velocemente che cos'è l'Ace of Freeway. Allora, l'Ace of Freeway è praticamente un tour organizzato dalla rivista Freeway, dove con una mappa in mano loro ti fanno fare un giro qui intorno. Tu devi andare a recuperare nelle tappe, scusate, questi quattro assi, ok, nella tappa che ti hanno dato. Quindi hai una mappa da seguire e devi fare questo giro enorme e recuperare questi qua. Aspetta che ci salutano degli amici. Ok, ciao. Ciao a tutti, bien. Un saluto per la televisione italiana. Voilà. Ciao, ciao. Sono tutti fantastici e simpatici. Quindi queste quattro carte che abbiamo recuperato, le abbiamo recuperate in quattro point check qui in giro. Per questo che vi dico, è fantastico. E nulla, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Ciao.